Ciao ragazzi, bentornati al mio canale, sono ASMR SLK. Nel video di oggi parliamo di dentisti. Non è una cosa carina, capisco, ma parliamo dei dentisti qui in America, o meglio, per precisare, in California, perché ho preso un po' di informazioni sui dentisti qui intorno, giusto per fare una media dei prezzi, eccetera. E così parleremo del dentista, di un po' di come funziona e anche della differenza dei prezzi con i dentisti italiani. Allora, prima di iniziare, le solite raccomandazioni: nella descrizione di questo video ci sono differenti link, ma prima di questo vorrei ricordarvi di condividere i miei video se vi fa piacere, se pensate che ne vale la pena, nei vostri media, Facebook, Instagram, quello che sia, perché creano ovviamente molto più traffico a livello di internet, creando backlinks, quindi vi chiedo questa cortesia, ovviamente, se volete, senza nessun, diciamo così, obbligo, sia ben chiaro, e vi ringrazio per questo. Dicevo, nei link nella descrizione ci sono i link dei miei due altri canali, Music and Gaming e MLL California House Tour, e inoltre c'è il link di Amazon se volete aiutare il canale, ok? Inoltre ho scoperto che per un po', grazie ai vostri commenti, che il mio negozio online bestitem.co non funzionava, e ho risolto il problema grazie a voi. Ok, dette queste cose, vorrei iniziare il video. Allora, parliamo di dentisti. Ho preso questo argomento anche perché qualcuno di voi mi ha fatto un commento, no? Su qualcosa che ho detto nell'altro video, e parlando dei miei denti, come vedete i miei denti sono abbastanza bianchi, c'è una certa differenza. Un po' in tutta l'America c'è una grossa cultura a livello dentistica, e questa cultura viene da un problema di soldi, nel senso che i dentisti in America in generale fanno parte dei dottori più ricchi, che guadagnano di più, che potete trovare in tutta l'America. Questo perché? Perché l'assicurazione sanitaria, quando pagate l'assicurazione sanitaria grazie al vostro lavoro, no? Come sapete, quando lavorate normalmente il datore di lavoro vi paga almeno metà di questa assicurazione, e questa assicurazione può comprendere, potete scegliere normalmente l'assicurazione, diciamo, personale, diciamo fisica, e potete aggiungerci l'assicurazione per l'oculista e l'assicurazione per il dentista. Ora, queste assicurazioni per il dentista e per l'oculista sono due piccole aggiunte che costano pochissimo, quindi tutti quanti lo fanno, saranno 4-5 dollari, forse nemmeno 3-4 dollari di differenza sul premio assicurativo. E questo perché? Perché in realtà non coprono granché, quindi tutti i dentisti praticamente guadagnano tantissimo, perché i costi del dentista sono più alti di quelli italiani. Però, come sapete, e come ripeto sempre, c'è una certa professionalità qui. Infatti molti dei dentisti italiani, io stesso ne conosco moltissimi nella mia città e in generale per l'Italia, quando si laureano in Italia poi vengono qui in America a fare dei corsi, soprattutto per quanto riguarda l'estetica, perché sull'estetica qui c'è una grossa cultura, e uno dei motivi per cui il dentista è così ricco, perché tutti quanti vanno al dentista, è perché la cultura del dentista, proprio perché costa tanto, si cerca di evitare il dentista andando da piccoli, cioè portando i bambini da piccoli già a correggere gli errori proprio all'inizio, quando accadono. Questo che vuol dire? Vuol dire che il 99.9% dei ragazzi, dei bambini americani, vanno tutti quanti a scuola e gli insegnano a scuola l'igiene personale, soprattutto riguardo i denti. Quindi sono ragazzi, bambini che sono abituati proprio dai genitori a lavarsi i denti 2-3 volte al giorno, e appena c'è un piccolo problema, appena mettono i denti, diciamo che avrete anche da grandi i secondi denti, vengono portati al dentista continuamente per subito sistemare magari qualche dente storto o qualche malformazione del palato, eccetera. Per cui questi bambini, dall'età dei 7-8 anni in poi, hanno tutti quanti, fino ai 15-16 anni, vedete tutti, soprattutto se guardate le interviste in televisione o, non lo so, per esempio American Idol, tutti questi ragazzetti giovani che magari fanno i cantanti hanno tutti l'apparecchio, perché è proprio un discorso a livello ormai culturale qui, e ci si tiene tantissimo ai denti. Io
mi sono accorto della differenza. Per molti anni ho avuto i miei denti da italiano, no? Oltretutto anche da fumatore, io ho avuto qualche problema, purtroppo ho un problema all'osso in generale, e quindi chiaramente nel tempo, nei vari anni, sono stato anche alcuni periodi con magari un dente mancante, no? Per qualche periodo, e qui fa tanto, loro ci tengono tantissimo e ci tengono tantissimo che i denti siano perfetti e bianchi. Per loro è proprio un senso di che significa che siete in salute, per cui tutti questi ragazzi, bambini, da piccoli vengono abituati a tener cura della bocca in generale, dei denti soprattutto, quindi lavarsi i denti, il filo da passare fra i denti, diventa proprio un'abitudine giornaliera di tutte le persone che insomma ci sono qui in America. Questo perché? Perché, come dicevo prima, i dentisti costano molto e la copertura assicurativa copre soltanto una parte delle, diciamo, delle cose che si fanno proprio di base, no? Come se nella pulizia, queste cose qui, mentre invece tutte le operazioni più grandi vengono coperte in pochissima percentuale dall'assicurazione, quindi il costo è alto e i dentisti guadagnano tantissimi. Ecco perché essere un dentista qui in America vuol dire fare parecchi soldi. E per farvi capire, nonostante qui si guadagni tanto, il costo del dentista è talmente alto che molte persone, per esempio chi abita qui in California, soprattutto vicino al confine con il Messico, quindi a un paio d'ore di macchina da qui, un'ora e mezza di macchina da qui, da Orange County, si trasferiscono, attraversano il confine, vanno in Messico e vanno dal dentista in Messico se conoscono qualcuno bravo, dove praticamente i costi sono più o meno un terzo di quelli che pagate qui in America, forse anche qualcosa in meno, e dopodiché tornano a casa, ok? Questo per farvi capire che differenza di costo c'è. Ora ne parleremo anche dei costi, ma voglio soffermarmi sul fatto proprio culturale per quanto riguarda proprio la cura dei denti, della bocca in generale qui in America. Come vi dicevo prima, io stesso, come vedete, ho dei denti che sono un po' più da americano, no? Perché qui si tende molto a proprio per un discorso estetico, no? Come sapete, soprattutto poi in California, a Beverly Hills, c'è questo discorso delle chirurgie plastiche, eccetera, c'è proprio una cultura su questo argomento molto più complesso e molto più ampio, però proprio i denti fanno parte anche di questa cultura estetica, oltre al fatto, proprio dovuto al fatto che per loro avere denti bianchi e sani significa essere in salute. E questa cultura che viene inculcata da bambini poi ovviamente viene riportata insomma agli adulti, e i dentisti continuano a seguire questa cultura. Quindi normalmente gli americani hanno tutti i denti bianchi, quindi li curano normalmente a casa, si lavano 2-3 volte al giorno i denti, passano il filo 1-2 volte al giorno e vanno regolarmente dal dentista a fare controlli per la pulizia, per tenerli bianchi. Uno dei motivi per cui non fumano e fanno la guerra al fumo è anche questo, il problema dei denti, tra parentesi, ho scoperto questo da qualche anno fa. E quindi praticamente un italiano come me, quando sono venuto da fumatore, oltretutto con qualche problema, ho avuto alcuni, insomma, ho dovuto trovare la persona giusta e capire come funzionava. Ho avuto molti consigli da questi, diciamo, americani che mi hanno suggerito come fare, cosa facevano, insomma, cosa si usa fare qui. E alla fine ho trovato un dentista che, oltretutto, come origine russo, per un dottore bravissimo, proprio in Hollywood, proprio tra Hollywood Boulevard e Sunset Boulevard, di fronte al Pollo Logo, dove lavorava Brad Pitt, vestito da pollo, ok? Quindi proprio nel centro di Hollywood. E questo dentista l'ho trovato un po', tra virgolette, per caso, perché si trova proprio a fianco al tabacchino dove andava a comprare le sigarette, lì in Hollywood, che era vicinissimo a casa. E sono entrato parlando, insomma, abbiamo avuto qualche mi ha spiegato cosa si poteva fare, e un po' lui ovviamente è europeo, quindi diciamo il discorso è stato tra europei, quindi più o meno parlavamo delle stesse cose, però io ho cercato di andare, proprio quando volevo sistemare, curare la mia situazione, un po' sul discorso più all'americana, perché essendomi informato mi sono accorto che anche poi a livello di quello che dovevo fare io era un pochino meno costoso, e il risultato sarebbe stato, come vedete, abbastanza meglio
abbastanza, sarebbe stato meglio di quello che avrei ottenuto facendo le cure alla europea o all'italiana. E parlando con questo dottore, io gli ho proposto la mia soluzione al mio problema, che è un problema dell'osso. Il mio osso si ritira negli anni, e quindi chiaramente per molto tempo ho avuto proprio la perdita di alcuni denti, sono proprio usciti tranquillamente dalla gengiva senza nessun dolore, niente, neanche sangue, perché l'osso si ritirava e quindi il dente andava praticamente, come si dice qui, loose, si muoveva e piano piano con la lingua ci si batte sempre e il dente viene fuori. Questo è successo prima nei denti di sopra, un dente solo, credo che sia stato questo, che credo da piccolo abbia battuto, per cui sia stato il primo poi ad andare via. E quindi praticamente capite bene che anche col lavoro che facevo a Beverly Hills come manager nel ristorante, parli con la gente, andare in giro con un dente mancante al centro è veramente brutto, soprattutto brutto qui in America, in Beverly Hills, dove chiaramente se ti manca un dente sei proprio un malato praticamente, non ti considerano uno che non sta bene. Proprio perché per loro è normale andare dal dentista appena c'è il minimo problema e devono essere tutti perfetti i denti. Questo non solo a livello di quello degli attori o di persone che vedono in televisione, parlo proprio, come dicevo prima, a livello di cultura personale, capite? E la stessa cosa poi mi è successa nei denti, nella parte di sotto, in cui due o tre denti poi sono venuti fuori praticamente. Quindi ho dovuto feci prima all'inizio i denti di sopra e poi la parte di sotto, ok? Ora, quando andai a parlare col dottore, la mia soluzione che suggerì al dottore da buon tecnico, no? Perché ovviamente è questo quello che ho sempre fatto nella mia vita, è stato quella di usare la soluzione americana, che è quella di non fare l'impianto, cioè qui fanno gli impianti a seconda della situazione, però chiaramente avendo già i denti bianchi fare un impianto è normale, qui si nota praticamente zero quando fate un impianto con la vite in titanio nell'osso, ma nel mio caso, perché l'osso va sempre indietro e non è forte abbastanza, ho suggerito di tenere i denti buoni e su quei denti buoni attaccare le famose faccette, no? Come si dice qui in America, che oltretutto non si usano più, poi adesso parleremo anche di questo, all'esterno, e quindi avere i denti miei, chiaramente continuare a curare lavandoli eccetera, però avere il fronte che fosse pulito per avere insomma questi denti un po' più bianchi. E il dottore invece, che ovviamente ne sa più di me, mi suggerì un'altra cosa, che è quella che abbiamo fatto, adesso vi spiegherò. Allora, praticamente, come dicevo prima, non si usano più queste faccette come in molte trasmissioni televisive, documentari o insomma filmati sul soggetto, o fanno vedere su internet, in televisione. Negli ultimi anni vengono molto più usati i ponti, e infatti io ho due ponti, uno sopra e uno sotto. Il ponte di sopra mi sembra che siano 6 denti e il ponte di sotto sono 8 denti. Praticamente che vi spiego il ponte non è agganciato agli altri denti lateralmente, come si fa un po' da noi, no? Così si vedono le parti di metallo, eccetera. Il ponte che è stato fatto, praticamente il dottore ha preso l'impronta della mia dentatura sia sotto che sopra, e io ho chiesto proprio di fare la mia dentatura come era prima, perché la mia dentatura, io ho portato anche l'apparecchio quando ero più giovane e l'apparecchio mi ha raddrizzato i denti, quindi quello che vedete sono i miei denti, la forma dei miei denti originali, perché è la copia, queste sono le copie esatte dei miei denti originali, ovviamente più il dente mancante, che è praticamente uguale al secondo incisivo, quindi poca differenza. Però quando io ero più giovane, proprio per raddrizzare i denti, ho portato l'apparecchio, ma questo apparecchio che mi ha raddrizzato i denti ha accentuato il problema all'osso, perché l'osso chiaramente si indeboliva sempre di più negli anni, ovviamente anche perché fumo, quindi c'è da considerarlo, fumavo molto di più in Italia, qui fumo pochissimo ormai, veramente in confronto quasi nulla, e siccome diciamo l'osso si ritirava, le forze che l'apparecchio poneva sui denti spingendoli nella posizione giusta hanno praticamente accentuato questo problema, quindi l'apparecchio l'ho messo in Italia, ero ancora in Italia, erano proprio gli ultimi anni, anzi ho ottenuto l'apparecchio per circa un altro anno qui quando sono arrivato, quindi sono arrivato con l'apparecchio.
Però chiaramente avendo questo problema all'osso, il dottore ha suggerito di fare queste impronte dei denti e questo ponte è praticamente incollato sui miei denti. Sotto, dentro questo ponte ci sono i miei denti originali, quelli forti che abbiamo mantenuto, abbiamo tolto quelli più deboli che nel caso superiore erano tutti quanti forti, quindi manca solo uno. Mi ha limato i denti a triangolo originali e con una colla speciale ha costruito questa dentatura in un materiale particolare che non è neanche ceramica ed è attaccato sui miei denti originali, per cui per me non, è come se non avessi mai portato nulla, non ho nessuno sconforto, non mi accorgo nemmeno di averli, cioè per me non è cambiato nulla da quando la mia originali e questi assolutamente nulla, a parte l'inizio che magari li sentite più lisci e diciamo nuovi, no? Ok, però e non c'è nessun problema, non c'è il problema della dentatura, della dentiera che devi togliere e mettere, non c'è il problema dell'igiene perché la colla praticamente sigilla tutto, i denti dentro, quindi il lavaggio viene normale sulla gengiva, è la stessa cosa. Abbiamo fatto nella parte inferiore qualche anno dopo, quindi quando ho cominciato a perdere i denti anche sotto, sotto invece avevo molti più denti deboli, per cui abbiamo tolto, mi sembra, uno era andato via, e abbiamo tolto quattro denti, se non sbaglio, qui sotto, 4 o 5, e questo ponte è attaccato sui canini. I miei canini, che sono originali, che sono molto forti, hanno questa limatura triangolare, e questo ponte è incollato su questi canini, quindi questa parte frontale, praticamente, per me, è, sono tutti denti, tra virgolette, finti, ma non ho nessun problema a masticare o a mordere, è veramente una cosa abbastanza, insomma, forte e diciamo ho avuto un risultato che è veramente definitivo, cioè non, ogni tanto vado per altri controlli negli altri denti originali che ho dietro eccetera. Tenete presente che io ho sempre sofferto di denti, no? Fisicamente sono sempre stato benissimo, l'unico problema che ho sempre avuto sono proprio i denti da quando ero bambino, dovetti curare un sacco di carie eccetera, uno dei motivi per cui all'inizio quando ero giovane e volevo fare il pilota di jet, non potetti realizzare questo sogno, proprio perché avevo già delle piombature, perché a quei tempi si usavano ancora le piombature di metallo, non potetti fare neanche l'esame per accedere all'accademia da pilota. È un problema che mi sono portato per tutta la vita e quindi sono arrivato a diciamo, soluzioni un po' estreme, no? Però devo dire che sia perché il dentista è veramente bravissimo e sia perché insomma, questa nuova cultura riguardo il dentista e i denti in generale che ho trovato qui mi hanno dato tante informazioni, perché poi oltretutto uno dei vantaggi di vivere qui in America è proprio che hai le informazioni dappertutto, dalla scuola, dall'asilo, quando diventi grande con i genitori, quindi è veramente facile conoscere il dentista, non avere paura di andare dal dentista e sapere cosa fare quando si va al dentista, sapere cosa fare per mantenere i denti in salute, è veramente un mondo dove tu entri e ti insegnano tutto, lo trovi dappertutto questi suggerimenti, oltre alle persone, proprio dovunque, internet, negozi, dovunque, proprio c'è proprio una cultura eccezionale su per quanto riguarda i denti qui in America. Ecco perché gli italiani, i dottori italiani, vengono a fare i corsi di specializzazione qui. Ora, ovviamente qui, come vi dicevo prima, fanno anche gli impianti normali, no? Con le viti, eccetera, fanno tutte le operazioni che si fanno anche in Italia. Ora, volevo darvi qualche prezzo giusto per farvi rendere conto del, diciamo, di quanto costa qui più o meno il dentista, così vi facciamo un po' di comparazioni. Allora, la visita diciamo generale, no? Quella che diciamo che noi chiamiamo, che andiamo a fare così, una visita di controllo con magari la pulizia, qui costa intorno ai $300 di media, questo ovviamente senza assicurazione. Quindi se andate dal dentista per fare una visita di controllo, la pulizia è compreso anche in questi $300, i raggi X, perché qui si fanno molto spesso, ogni volta che andate al dentista vi fanno i raggi X, perché dai raggi X si vedono se ci sono movimenti, no, tra le radici e l'osso eccetera, quindi la visita generale che si fa di controllo qui comprende raggi X, pulizia dei denti e il controllo del dottore, ok?
ok? E questa costa di media $290, quindi $300 circa, però senza assicurazione. Normalmente l'assicurazione, che ripeto è quei 3-4 dollari in più al mese, 5 dollari in più al mese, da aggiungere l'assicurazione sanitaria, copre, se non sbaglio, circa la metà di questa pulizia, che è intorno a 80, 100, $120, dipende poi da, insomma, da che premio pagate e da quale dottore e da quale città andate, perché ovviamente andare al dentista a Beverly Hills o all'oculista a Beverly Hills è ben diverso che andare al dentista o all'oculista in queste zone dove vivo io. Beh, questa dove vivo probabilmente è molto simile, ma in differenti città o differenti zone cambiano i prezzi, ovviamente, no? I dottori, ovviamente, come tutte le categorie qui in America, sono generazione mista, quindi possono essere americani, inglesi, italiani, messicani, cinesi, dovunque, ovviamente, da qualunque parte del mondo, però vengono tutti istruiti e hanno studiato qui, quindi tutti quanti più o meno sono dentro gli stessi parametri, no, per curarvi, e gli stessi prezzi per oltretutto. Quindi questa pulizia, praticamente, se avete l'assicurazione, vi costa tra i 100 e i $150 a seconda dell'area dove vi trovate, però comprende questi raggi X, ovviamente. Poi, per quanto riguarda togliere un dente, ci sono differenti prezzi. Se vi devono togliere il dente normalmente, cioè quello che chiaramente tirate fuori, no? Senza mettere punti, niente, senza diciamo intervento chirurgico, i prezzi sono tra i 75 e i $300, dipende da quale dentista e quale area andate, ok? Questo mi sembra, i prezzi sono senza assicurazione. Poi invece, se c'è bisogno di punti o di intervento chirurgico, a seconda dell'importanza dell'intervento chirurgico per l'estrazione del dente, i prezzi vanno da 150 a $650, e se avete bisogno ancora di più di intervento chirurgico, diciamo più profondo, vanno dai 185 ai $600, questo per l'estrazione, ok? Credo che questi siano prezzi compresi con l'assicurazione. Ho questo dubbio perché mi sembrano un pochino bassi, quindi probabilmente in questo caso so che l'assicurazione copre circa un terzo di queste operazioni di estrazione e chirurgiche per l'estrazione, quindi credo che se aggiungete un paio di centinaia di dollari dovremmo essere più o meno al prezzo che costano senza assicurazione, ok? Allora, se avete bisogno invece di un apparecchio, che siate bambino o adulto, il prezzo non cambia. I prezzi senza assicurazione sono circa $3.400 come media, ovviamente, ripeto, dipende dalle zone dove andate. $3.500 di media per l'apparecchio, quello di metallo, senza ceramica. Quello con la ceramica è $4.500 senza assicurazione. Se invece usate l'assicurazione copre quasi la metà di questo prezzo, quindi normalmente con l'assicurazione, con $2.500, quindi i bambini normalmente con $2.500 possono mettere questo apparecchio. Questo è anche per gli adulti, ovviamente. Dunque, se invece volete fare l'Invisalign, no, che è l'apparecchio nascosto dietro, quello costa $5.600 con l'assicurazione e intorno agli 8-10.000 dollari senza assicurazione. Ora, per quanto riguarda invece gli impianti, un impianto, e come impianto intendo la sostituzione di un dente con la vita in titanio, eccetera, il classico impianto che facciamo anche noi in Italia, qui costa una media, a seconda del, diciamo, del, sempre nella zona dove andate, di $3.100-$2.200. Questo è senza assicurazione, perché l'impianto non è coperto dall'assicurazione. Quello che l'assicurazione copre è poi la corona, la famosa corona che diciamo noi, dell'impianto, e quindi chiaramente l'impianto costa $3.170, la corona probabilmente costerà altri 700-800, ma con l'assicurazione ve ne costa 400-500. Questi sono più o meno i costi del dentista. Poi ovviamente, ripeto, andare a Beverly Hills per fare queste operazioni, e io ci sono stato perché sia per l'oculista e sia per il dentista, perché lavoravo lì, quindi le prime informazioni le ho prese proprio lì a Beverly Hills, tenendo conto anche che Hollywood, nonostante sia costosa, non è costosa come Beverly Hills. Adesso poi vi dirò il prezzo, quello che ho pagato io, così vi faccio capire le differenze. Però a Beverly Hills, per esempio, la visita oculistica con l'idea di fare un'operazione chirurgica, perché avevo l'idea di portare gli occhi alla vecchia forma,
vecchio shape, so da poter vedere meglio, non usare gli occhiali. Però comunque con un piccolo problema che ho un occhio mi veniva a costare $30.000, che però nel caso degli occhi è compreso nell'assicurazione, quindi avrei pagato $3.000 per un'operazione chirurgica agli occhi che ne costa circa 30.000, ok? Quindi da questo punto di vista c'è un grosso vantaggio per quanto riguarda l'oculista. Mentre invece per quanto riguarda il dentista, il prezzo che ho pagato le mie situazioni sono stati 5.000 e 6.000, quindi circa $11.000 tutto, chiaramente in differenti anni. Prima ho fatto la parte superiore, poi quando ho iniziato a perdere la parte inferiore i denti ho fatto anche la parte inferiore, e questo è il risultato che, come vedete, è veramente notevole, no? Io ripeto, non ho nessun fastidio, i denti sono esattamente la copia dei miei originali, quindi non è cambiato nulla, perché non mi piaceva avere questi denti così perfetti, no? Come da persona che deve leggere il telegiornale, no? Noi italiani non abbiamo questa cultura come qui in America di avere la dentatura così perfetta, e mi sembrava quindi esagerato, però i miei denti non mi dispiacevano e quindi ho voluto la copia dei miei denti come erano prima. Però il costo ovviamente non è poco, ma non è neanche troppo, considerato che la stessa operazione a Beverly Hills mi sarebbe costata oltre $25.000, perché a Beverly Hills ovviamente ci sono tutti questi dottoroni, no? Come il film di Tre uomini e una gamba, il professorone, che ovviamente servono un certo tipo di clientela, chiaramente fanno un certo tipo di lavoro con macchine e materiali specialissimi, perché sì, si paga tanto, ma ragazzi, quando si esce da lì si esce con delle perfezioni veramente allucinanti, io ho visto cose veramente proprio perfezioni, quindi il lavoro è fatto benissimo e duraturo, però chiaramente in queste zone si va quando si ha la possibilità e come si dice sempre, no? Ci si va se si hanno i soldi, altrimenti i soldi davvero, non i soldi per scherzare, ok? Però in generale questi impianti che ho fatto io, questi diciamo bridge che ho fatto io, non sono coperti dall'assicurazione. In realtà una piccola percentuale sarebbe coperta, ma nel mio caso ho preferito non farla, perché mi è convenuto, perché tramite gli accordi col dottore sono riuscito ad avere alcuni sconti e ho potuto pagare questi impianti in un certo modo, perché ci sono, come vi dicevo l'altra volta, nel video delle carte di credito, c'è una carta di credito che si chiama Credit Care, che è una carta di credito fatta proprio per queste cose. Ecco perché avevo la carta di credito, perché avevo fatto questa carta di credito su Care proprio per i miei denti, quindi tramite l'assicurazione ho potuto fare questa carta e ho pagato queste situazioni dei denti praticamente con un interesse minimo che mi sembra era intorno al 2%. In un paio d'anni ogni operazione che ho fatto ho pagato questi 5 e 6 mila dollari dopo, in un paio d'anni, con delle percentuali di interessi bassissimi, quindi questa è stata la convenienza a non coprire quel, credo, 10% che l'assicurazione copriva, e quindi alla fine ho preferito fare così, allungare un po' il pagamento, ma essere insomma in questi costi più vicini, ok? Questo più o meno è quello che diciamo sono riuscito a fare. Però devo dire che, avendo avuto l'esperienza tra i dentisti italiani e i dentisti americani, purtroppo anche in questo caso devo dare la ragione dalla parte americana, perché il professionalismo che ho trovato, la pulizia, la disponibilità a parlare, ad incontrarsi anche senza fare nessuna operazione, senza fretta, senza spingerti a fare il lavoro, cioè insomma c'è stata proprio, io ho passato i guai per i denti da tutta la mia vita in Italia, da bambino fino a quando sono stato grande, fino a quando non ho trovato un dentista di cui mi fidavo, cosa che ho trovato proprio alla fine, prima di partire, che oltretutto lo saluto tantissimo, e se non sbaglio ha anche smesso di fare il dentista, adesso si è spostato dall'Italia, non mi ricordo esattamente cosa fa, ma lo saluto alla grande, perché è una persona bravissima, giovanissima oltretutto, e anche lui ha studiato in America, sia lui e sia la dottoressa che mi mise l'apparecchio erano stati in America a fare specializzazioni, proprio per tornare in Italia a avere insomma queste specializzazioni dagli americani. Quindi molti dei dentisti italiani so che vengono qui a fare queste specializzazioni, quindi ce ne sono tantissimi molto bravi, però a livello proprio culturale c'è stato proprio per me una scoperta, no, di questo mondo a livello dei denti, di come tenerli puliti, di come curarli, e diventa una
ragazzi giovani qui in America a tenere cura dei propri denti, e questo chiaramente fa sì che si va al dentista solo quando veramente ce n'è bisogno e si hanno problemi seri, perché ogni volta che si va dal dentista sono botte da orbi a livello di soldi. Quindi chiaramente tutti quelli che lavorano ovviamente hanno l'assicurazione per i denti e per gli occhi. Gli occhi siamo più o meno nella stessa situazione, ma negli occhi ci sono, tramite grazie a alcune leggi del governo, queste assicurazioni possono coprire questi costi, perché è più vantaggioso avere, diciamo, offrire la chirurgia agli occhi alle persone per farle vedere bene che tener cura delle persone che non vedono. E quindi probabilmente questo discorso di costi ha creato queste leggi per cui l'assicurazione sulla vista vi dà questi grossi pagamenti anche sulle operazioni chirurgiche, ok, come quella anche sul vostro corpo, insomma quella generale. Mentre invece nel dentista il caso è molto particolare e non vengono coperte molto queste cose. Per esempio, quando andate a fare la vista generale, vengono coperti i raggi X, vengono coperti, diciamo, la pulizia viene coperta, chiaramente in modo ampio, no? Non al 100%, ma intorno, dipende da quale dentista andate, no? E però normalmente la copertura dell'assicurazione è tra il 60 e l'80% del prezzo. Poi ovviamente ci sono dottori che, a seconda della zona dove si trovano, dell'area dove si trovano e dell'assicurazione con cui lavorano, hanno differenti sia prezzi, differenti coperture di questa assicurazione. Per farvi capire, no? Qui l'assicurazione funziona che se per esempio una delle assicurazioni più famose qui è Kaiser Permanente, che è un'assicurazione che costa un po' meno delle altre, copre moltissimo, però vi, tra virgolette, obbliga ad andare nei dottori che fanno parte di Kaiser Permanente. Non potete andare dal dottore che volete, dovete andare dal vostro preferito, dovete trovarvi il vostro dottore preferito di famiglia, il dentista, l'oculista, tra una lista di dottori che lavorano dentro Kaiser Permanente. Però questo vi avvantaggia un po' sui prezzi dell'assicurazione. Ora, Kaiser Permanente è un è ottima, e non è che stiamo dicendo che non è buona, però chiaramente essendoci molte persone, chiaramente magari c'è qualche tempo burocratico un po' più lungo degli altri normalmente. Io l'assicurazione che ho fatto, questa è una cosa di cui non abbiamo parlato quando vi ho parlato dell'assicurazione sanitaria, è che quando fate l'assicurazione sanitaria, a seconda del tipo che fate, mi sembra che io abbia la PPO, che praticamente mi permette di non dover andare dal dottore che fa parte di questa rete dell'assicurazione. Noi dottori dentro questa assicurazione, come per esempio un Kaiser Permanente, posso scegliere qualunque dottore, posso andare da qualunque dottore che ovviamente sia affiliato alle assicurazioni in generale, non solo la mia, quindi tutti i dottori sono affiliati, per cui posso scegliere qualunque dottore voglia, e una volta scelto posso andare da lui o cambiare senza problemi, e la mia assicurazione copre i costi di questi dottori, ok? Chiaramente l'assicurazione ha un premio leggermente più alto proprio per darvi questa libertà, però la differenza è talmente minima che comunque conviene, secondo me, fare proprio questa assicurazione, perché si può scegliere il dottore di fiducia, magari la persona che si conosce, si possono scegliere le cliniche, quello che volete, ok? Ora, a livello di, diciamo, di esperienza personale, come dicevo prima, io ho avuto chiaramente tutte e due le esperienze, sia in Italia che in America, e una differenza sostanziale che ho trovato è che gli ambulatori americani, dovunque sono stato, sono 10 volte più grandi e più puliti e più moderni di quelli degli studi dentistici in Italia. Io sono stato in parecchi dentisti in Italia, oltre non solo a Roma, non solo a Pescara, ma a Roma e in altre città grandi, perché da piccolo abbiamo anche viaggiato per sistemare il mio problema dei denti, ma siamo andati a differenti dottori, e a parte gli anni in cui ero bambino, quindi parliamo di 40 anni fa, dove i dentisti erano un pochino, tra virgolette, cattivi, nel senso che i modi di, insomma, curarvi erano abbastanza duri e cruenti, no? Ci sono ancora dottori che usano queste tecniche un po' antiquate in cui ti fanno soffrire senza motivo. E un po' proprio gli ospedali vecchi, i dentisti, gli studi vecchi, ma che era il GX in cui poi ho lavorato, quindi capendo poi negli anni successivi di cosa stiamo parlando, macchine vecchie, obsolete, come dire,
gli studi sono in palazzi che sono antichi, quindi chiaramente è difficile anche da tenere in una certa forma, diciamo così, moderna o pulita, insomma c'è una grossa differenza, ma la cosa che mi ha colpito è proprio, a parte l'ultimo dentista che ho avuto, un ragazzo giovane che a quel tempo era sui suoi 30, 32, 33 anni, quindi è stato in America anche lui, molto un po' all'avanguardia. C'è proprio una mentalità un po' vecchia per quanto riguarda il dentista e il modo di suggerire le cure dentistiche. C'è proprio un modo che secondo me è sbagliato e che non, almeno parlo dei miei tempi, ovviamente magari adesso i dottori sono cambiati, che sono più giovani, quindi sicuramente sarà cambiato, anzi fatemi sapere nei commenti se questi dottori sono molto più, diciamo così, investiti nel darvi la cultura della cura della vostra bocca, eccetera, mentre invece a quel tempo si pensava un po' più, vabbè, c'è questo problema, sistemiamolo, sistema così e basta, non hai colloquio col tuo dentista. Io qui invece, a parte, come dicevo prima, i laboratori, eccetera, gli studi, insomma, l'accoglienza, drinks, ti danno i drink, ti danno cose da mangiare se vuoi o se hai bisogno, le persone insomma sono veramente super gentili, e l'accoglienza è veramente notevole, ma anche il dottore, prima di andare a sederti nella sedia, ti fa sedere nello studio in cui parli del tuo problema, guarda magari lì ai raggi X che hai già fatto, eccetera, parlate insieme, decidete qual è la cosa migliore da fare e poi si passa con un altro appuntamento, addirittura un altro giorno diverso, alla sedia dove chiaramente vi curano. Io sono uno di quelli che non sono veramente uno che sopporta il dolore bene, ma sui denti no, quindi la prima cosa che ho fatto quando sono andato al dottore, ho detto: allora ascolta, io ho sempre avuto questi problemi tutta la vita, la prima cosa è che io mi siedo, tu mi fai una bella puntura di anestesia e io non sento niente e siamo a posto. E questo è stato, oltretutto, a proposito di anestesia, qui in America, insomma, soprattutto negli stati interni, pochissimo in California, si usa ancora, anche se stanno, insomma, diminuendo le persone che lo usano, soprattutto i dottori vecchi le usano, l'anestesia a gas, quindi praticamente vi fanno respirare questo gas che vi praticamente addormenta e poi fanno quello che devono fare. E ci sono tantissimi video su YouTube di questi ragazzetti, soprattutto adolescenti, che magari hanno paura delle siringhe o della puntura, e anche perché non c'è questa cultura della puntura per l'anestesia. Vedete i video su YouTube, se li cercate, ci sono proprio questi video di ragazzi che hanno avuto l'anestesia dal dentista, sono appena usciti dal dentista e quindi parlano come veramente fuori di testa, perché per riprendersi ci vuole circa 5-6 ore da riprendersi da quel gas prima che il cervello torni a un livello, a un regime normale, ok? Un po' come i gatti, quando fate anestesia ai gatti, prima che si svegliano, o ai cani, ci vuole tempo, no? Stessa cosa, il gas prima che vada via dal vostro cervello ci vogliono 5-6 ore, quindi per 5-6 ore questi teenagers vengono filmati e messi su YouTube mentre dicono cose dell'altro mondo, o magari vi fanno notare delle paure che hanno, che magari lucidamente non ne parlano mai, ma in quel momento come se fossero ubriachi proprio alla grande, ok? Però ci sono ancora dottori qui, soprattutto negli stati centrali dell'America, che usano ancora questo metodo, che io non condivido, ma questo è il mio parere personale, e preferisco la puntura, che oltretutto adesso con gli aghi, le siringhe adesso praticamente è indolore al 100%, non si dice assolutamente nulla, chiaramente basta che parlate col dentista, almeno io il dentista che ho usato qui, il dentista l'ultimo che avevo in Italia, l'ago era talmente piccolo che non sentivo nemmeno quando mi facevo la puntura, la sentivo quando già stava inserendo l'anestesia, l'anestetico, perché sentivo un po' il gonfiore, ma per il resto zero, quindi non abbiate paura di queste cose, perché veramente ormai siamo a livelli tecnologici molto avanti, perché queste cose ci sono anche in Italia, non è che sto dicendo che l'Italia è indietro, no? Non a livello di queste cose qui, quello che non è a livello in Italia è che i costi dei macchinari, i costi creare uno studio dentistico sono diversi. Qui chiaramente i costi sono alti, ma l'investimento che si fa è molto più alto in confronto a quello dell'Italia. Inoltre, in Italia, tra, come dicevo prima, i palazzi che sono vecchi, certe cose che chiaramente burocraticamente non funzionano, i macchinari da comprare che costano più o meno come qui, e quindi il costo per i dottori italiani è molto maggiore del costo che un dottore qui, nel senso che il costo è uguale, ma i soldi investiti sono ben diversi.
E quindi chiaramente i nostri dentisti tendono a tenere questo laboratorio per anni e anni e anni senza nessun cambiamento, senza nessuna rimodernizzazione sia del posto e sia delle macchine. Quindi chiaramente è un problema che negli anni, insomma, è diventato pesante. Ora chiaramente, ripeto, io manco dall'Italia da 15 anni, quindi se voi avete differenti esperienze, mi raccomando, scrivetemi nei commenti, perché vorrei proprio sapere se le cose stanno migliorando. È veramente una cosa importante, credo, da sapere, ok? Perfetto, direi che più o meno abbiamo detto un po' tutto. Ovviamente se voi avete domande più particolari, adesso chiaramente ho parlato un po' per le mie esperienze, sia anche io qui ho fatto questa operazione, chiaramente ho cacciato alcuni denti, sia in Italia sia che qui ho avuto dei canali, dei root, delle radici fatte in Italia e anche qui, quindi in generale, però la differenza è stata che io qui mi sono seduto sapendo esattamente quando spendevo, esattamente quanto tempo mi serviva per pagarle, esattamente quello che avrei fatto in quel giorno, in quel momento, ed ero oltretutto rilassatissimo perché sapevo che di potermi fidare di questo dottore ciecamente, come anche dell'ultimo dottore in Italia, il quale sapeva benissimo come la pensavo, quindi eravamo già a questo accordo, io anestesia senza problemi e tutto quanto è andato avanti, ok? Quindi ovviamente queste cose che ho detto dipendono anche molto dalla persona che avete come dottore, ma vi consiglio di andare sempre dalla persona che vi fidate di più, che vi dà più fiducia proprio personalmente, perché quella fiducia vi fa sentire più rilassati quando avete questo problema, quando siete sulla sedia del dentista, che non è una cosa carina in generale, ma in realtà, soprattutto con le tecniche moderne, diventa anche rilassante. Io almeno dall'ultimo 2-3 anni in Italia, l'ultimo paio d'anni in Italia, più gli anni fatti qua, ogni volta che sono al dentista non sono sempre proprio tranquillissimo e rilassato, ma ripeto, è proprio un discorso culturale, no? Noi in Italia abbiamo questa esperienza di questi dentisti di qualche anno fa, che erano un po' duri, chiamiamole così, mentre è qui e c'è proprio un'altra cultura, si va dal dentista come se si va a farsi le unghie, capito? Cioè non c'è il problema di andare lì e soffrire, si sa che si va, si sistema la bocca e sta a posto, capito? Invece da noi c'è questa mentalità che vai dal dentista e c'è il problema che sentirai dolore, che stai... non esiste questa cosa, vai dal dentista che è una persona che ti siede, ti cura senza anche volendo, perché adesso si può, senza farti sentire nessun dolore, ok? Comunque, spero di avervi dato delle informazioni interessanti, si ripeto, se avete cose diverse, scrivetemele dalle mie esperienze, scrivetemele nei commenti, veramente voglio sapere come stanno andando le cose in Italia da questo punto di vista, ok? Ragazzi, vi saluto, ci sentiamo al prossimo video e a presto, ciao a tutti.